Ciao, sono Alessia di Alessia Scrap and Craft e Casa Organizzata. Se non vuoi perdere neanche uno dei miei video, ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto, in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo. Ce ne sono spesso, ne sto facendo molti e quindi seguimi. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi vi faccio vedere questa idea molto semplice e molto carina, per fare un porta saponetta, questo sacchettino. Dentro c'è una saponetta profumata e si usa per la doccia come scrub e anche per far poi asciugare la saponetta appesa. È molto semplice da fare, va molto bene anche come regalo di Natale o per altri usi da abbinare magari a un set per il bagno con saponette profumate e altri prodotti, e si può aggiungere anche questo regalo fatto a mano. Ovviamente questo sacchettino può essere usato anche per altre cose, sia modificandone le proporzioni, quindi magari facendolo più corto in questo senso sul quadrato come bomboniera o come sacchettino per altri regalini. È molto molto semplice da fare, molto veloce. Ha una parte di base fatta a maglia bassa, poi questa parte qui centrale, diciamo, fatta traforata, e poi ancora una parte superiore di nuovo a maglia bassa e un filo come coulisse, per stringere la parte in alto. Vediamo insieme come l'ho fatto. Ho usato il mio classico cable 4. Uso spesso questo filato, sia di questa marca ma anche di altre marche, semplicemente di questo spessore perché è bello ritorto, è lucido e si lavora molto bene ed è della misura giusta per fare tantissimi lavori. Allora, semplicemente partiamo lavorando in ovale da questa catenella. Nel caso nostro, cioè nel caso mio per mettere la saponetta, io ho fatto 11 catenelle. Una, due, nove, 10 e 11, e poi ho semplicemente lavorato intorno a questa catenella in ovale. Quindi, prima di tutto facendo con la maglia bassa, una maglia bassa. Qui la lavorazione sembra lineare. Questo prima parte del primo giro. Sono pochi giri a maglia bassa. Adesso arrivo al termine della catenella, faccio ancora la mia ultima maglia bassa. E poi qua semplicemente devo girare in tondo lavorando altre due maglie basse nella stessa catenella, in modo da lavorare intorno a questa prima catenella del primo giro, per arrivare alla seconda e poi andare avanti. Ecco qua, basta fare attenzione, ok, a lavorare bene nel modo giusto. Ecco qui che sono tornata indietro e sto lavorando in ovale. Adesso anche da questa parte faccio tutte maglie basse, tengo il filo libero, lo tengo sotto, lo infilo dentro alle maglie basse in modo che si fissi, si fermi, si blocchi automaticamente, senza poi doverlo infilare dopo. Ecco qua. Adesso torno indietro, sempre sulla catenella. Ecco qua, l'ultima catenella è questa. E anche qui, per girare in tondo intorno, faccio ancora un'altra maglia bassa sempre qui, in modo da poter arrivare
a chiudere il giro con una maglia bassissima. Ed ecco qua che ho fatto il mio ovale, girando tutto intorno alla catenella. Adesso semplicemente faccio un altro giro, catenella per cominciare, e poi vado avanti a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa del giro precedente. Qui tagliamo questa eccedenza del capo libero, così non ce l'abbiamo più che ci dà fastidio. Continuo a lavorare le mie normalissime maglie basse. Adesso che sono qua in corrispondenza del giro, faccio ancora una maglia bassa, ancora una maglia bassa. Qui in questo punto ne lavoro due però, perché devo girare, se no mi si stringerebbe e invece io ho bisogno che mi rimanga ancora un ovale bello piatto. Quindi in questo caso due, qua ne faccio ancora due in questo punto. E poi sono arrivata dall'altra parte e ricomincio a lavorare una maglia bassa in ogni punto del giro. A questo punto andiamo avanti e facciamo ancora un giro a maglia bassa. Quindi un punto per ogni punto sottostante. Qui adesso siamo arrivati nell'ansa, ma non facciamo più aumenti perché vogliamo cominciare a salire. Quindi semplicemente maglia bassa senza aumenti e andiamo comunque a girare tutto intorno. Anche da questa parte niente più aumenti fino a tornare da dove siamo partiti e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto abbiamo fatto 1, 2, 3 giri. 1, 2, 3, ne facciamo ancora uno esattamente allo stesso modo, quindi catenella per cominciare il giro e poi tutta maglia bassa senza aumenti né diminuzioni. Ecco che comincia a salire il lavoro e a formarsi il fondo del nostro sacchettino.
qui che sono tornata alla fine del giro. Volendo potete mettere un fermapunti per segnare il punto, ma comunque si vede. E abbiamo la base. Ora possiamo cominciare a fare i giri traforati. Semplicemente i giri traforati si faranno così: 4 catenelle, 2 che sostituiscono la maglia alta e 2 che sostituiscono le catenelle in orizzontale, e poi andiamo a lavorare una maglia alta saltando un punto di base. Ed ecco qua il nostro primo traforo. Poi altre 2 catenelle, saltiamo un punto e andiamo a fare una maglia alta. E qui si continua tutto il giro in questo modo, sempre 2 catenelle, maglia alta saltando un punto, tutto il giro in questo modo. E poi saliremo per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 giri traforati. Il lavoro va avanti sempre così. Quindi le 2 catenelle, la maglia alta in corrispondenza della maglia alta del giro precedente, e continuiamo per alcuni giri fino a far venire la misura dell'altezza di una saponetta. Questo tipo di sacchettino si può usare anche come bomboniera o per piccoli regali o cose del genere, quindi lo stesso identico sacchetto può avere altri usi. Oltre a questo che vi ho fatto vedere per contenere la saponetta da usare nella doccia o anche nel bagno, però l'ideale è proprio per la doccia, così poi si appende e la saponetta si asciuga e soprattutto fa una sorta di scrub quando si usa la saponetta sul corpo e non rischia di scivolare perché appunto il sacchettino fa attrito anche in mano e permette di tenerla meglio. Come detto, continuiamo a fare questi giri tutti uguali a salire. Quando dobbiamo chiudere, adesso faccio il penultimo punto. Sono arrivata alla fine, faccio di nuovo le 2 catenelle e poi vado a puntare qui nella seconda catenella del primo archetto e faccio semplicemente una maglia bassissima come abbiamo visto prima. Ed ecco qua. Continuiamo così, io adesso velocizzo di nuovo e andiamo a salire per vedere poi come chiudere. Ecco, adesso io ho terminato i giri giusti per contenere la saponetta. Ovviamente il sacchettino può essere modificato nelle proporzioni, quindi si possono fare meno giri traforati per renderlo quadrato o comunque di una proporzione differente, perché può essere usato anche, come abbiamo detto, sacchettino per bomboniere o altri usi, quindi può essere modificato nelle proporzioni, ingrandito, rimpicciolito a piacere. Io adesso ho terminato i miei giri giusti per contenere la saponetta, che nel caso mio sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E faccio il bordo adesso, per terminare faccio un bordo a maglia bassa come ho fatto il fondo. Qui semplicemente riprendiamo il nostro cappietto, facciamo una catenella e poi andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Invece di lavorare intorno all'archetto, cioè in questo modo,
è meglio lavorare direttamente nel punto in modo da avere un risultato differente, come proprio se lavorassimo di seguito. Quindi semplicemente andiamo a fare con in questo primo giro un pochino più di attenzione le maglie basse all'interno del punto, quindi facendo penetrare l'uncinetto nei due capietti superiori della catenella, esattamente come se sotto avessimo dei punti a maglia bassa o maglia alta. Tutto il giro così a maglia bassa, molto molto semplice, solo un pochino più di attenzione perché bisogna prendere bene i punti. Adesso io velocizzo perché andiamo avanti in questo modo per tutto il giro. Questo primo giro di chiusura a maglia bassa. Adesso ho terminato il mio primo giro a maglia bassa, qui in alto ne faccio un altro esattamente identico a sempre a maglia bassa. Chiudo il secondo giro a maglia bassa con una maglia bassissima e ne faccio ancora un ultimo, un terzo. E poi ci fermiamo e mettiamo il laccetto per la culisse. Quindi ancora un terzo giro, sempre a maglia bassa.
terminiamo il giro, il terzo, chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto chiudiamo semplicemente il punto, taglio, chiudo tutto, fermo e nascondo il filo, anzi ho preso l'ago da lana così lo fermo ancora più semplicemente, vado a fermare. Adesso poi lo fermerò ancora meglio e andiamo a fare semplicemente la culisse. Ora ci serve solo un pezzo dello stesso filo che andiamo sempre con l'ago da lana. Con l'ago da lana semplicemente passo il filo avanti e indietro nelle catenelle superiori del punto, in questo modo lo facciamo passare dappertutto. Fino alla fine, a tornare qui in corrispondenza dell'altro capo, lo tiro in modo da avere più o meno i due capi lunghi uguali. Questo è il filo che poi dovrò tagliare. A questo punto semplicemente faccio un nodo qua in fondo, taglio e ho la mia culisse che si chiude in modo da poter appendere il sacchettino. Vediamo con il sapone. Io ho comprato questo bel sapone profumatissimo trasparente, lo infiliamo dentro. Ad aprire qui in fondo in modo che vada a infilarsi bene, ok, ed ecco qua. Adesso basta tirare e abbiamo il nostro sacchettino per il sapone pronto, che ovviamente, ripeto, può essere usato anche per altri usi, ma questo è molto bello, è un'idea da usare, da utilizzare, oppure anche da abbinare a un regalo di Natale o di altro tipo, con un set da bagno, con bagno schiuma, saponetta eccetera, e si può abbinare anche il sacchettino fatto all'uncinetto. Ciao, alla prossima!